Forza Horizon 5, l'avventura su quattro ruote di Playground Games, è ormai pronto ad arrivare nelle nostre case. Il 9 novembre infatti sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series XS. Abbiamo già raccolto numerose curiosità sul gioco e ve ne abbiamo parlato in un altro video dedicato, ma come sempre siamo pronti ad esporvi i nostri 6 motivi per valutarne l'acquisto, suddivisi in due video. 3 per acquistare Forza Horizon 5 e 3 per non farlo. In questo primo video vediamo cosa funzioni meno nel gioco o perché possa non fare al caso vostro. In descrizione trovate già il link all'articolo per leggerli subito tutti e 6 sul nostro sito videogiochitalia.it. Buona visione! Se parliamo di acquisto, Forza Horizon 5 è un caso particolare, perché il gioco sarà rilasciato gratuitamente anche su Game Pass fin dal giorno di lancio. Quindi, prima di elencarvi i nostri motivi, ci sentiamo in dovere di consigliarvi di provarlo se siete già abbonati al servizio. Il gioco si prospetta spettacolare, ed i seguenti sono solo i punti deboli della nostra analisi. Trovate tutto il resto nel video dei 3 motivi favorevoli all'acquisto, e non mancheremo di recensirlo dopo il lancio. Lo ammettiamo, questo motivo potrebbe farvi storcere il naso, per cui saremo chiari fin dal principio. Uno dei maggiori punti di forza di questo gioco è la possibilità di divertirsi perfino nel caso in cui non si conosca assolutamente nulla del mondo automobilistico. Questo non è un vero e proprio motivo per non acquistare il gioco, bensì un avvertimento nei confronti dei più competitivi in generale. Chi non ama alcun tipo di agevolazione, vuole superare un record di velocità o vincere una gara nel modo più fluido e performante possibile, potrebbe dover approfondire la parte strettamente tecnica delle auto. Vi spieghiamo meglio, potrete mettere a punto la vostra vettura o selezionarne una differente per assicurarvi la vittoria in una gara. Spesso potrete semplicemente usufruire delle versioni già modificate e rese disponibili, controllandone semplicemente i parametri. Altre volte potrete semplicemente acquistare l'auto migliore nel caso abbiate soldi a sufficienza. I più competitivi, tuttavia, vorrebbero potenziare la propria auto individualmente. In quel caso, senza conoscere gli aspetti tecnici, potreste imbattervi in grandi difficoltà. Non ci riferiamo esclusivamente agli elementi singoli come motore, trazione, eccetera, ma al risultato complessivo che potrebbe creare uno squilibrio impressionante. Spesso potreste rischiare che l'auto sia incredibilmente instabile e quasi impossibile da controllare, e ciò dipende esattamente dall'equilibrio di cui vi stiamo parlando. Ecco, chi è estremamente voglioso di creare un mostro da corsa potrebbe dover studiare un po', o in alternativa dimenticarsi di questa sezione specifica per un'esperienza più semplice e scorrevole. Proprio come in Forza Horizon 4, questo nuovo capitolo sottoporrà il giocatore a un ciclo di stagioni. In questo caso, tuttavia, saranno da sfruttare in modo leggermente diverso. Gli eventi atmosferici legati ad ogni stagione saranno infatti strettamente correlati ad alcune aree fedelmente legate al Messico. Ciò significa che nelle stagioni secche troverete tempeste polverose, così come tempeste tropicali in autunno. Non ci sarà quindi da aspettarsi un manto innevato e tremendamente scivoloso in ogni singola zona della mappa, ma un unico elemento potrebbe farvi storcere ugualmente il naso. Le stagioni, infatti, non possono essere cambiate manualmente. Ciò significa che se volete sfrecciare per le strade messicane e immortalare gli splendidi paesaggi estivi, ma siete nel bel mezzo di una tempesta tropicale, non potete fare nulla per cambiare questo aspetto. Durante la storia, in particolar modo, dovrete accumulare abbastanza punti per passare alla sfida e quindi alla stagione successiva, legata al Festival Horizon. Dopo aver completato il ciclo, tuttavia, non avrete comunque libero accesso alle impostazioni di quest'ultime, se non raggirandole tramite le gare personalizzate. Fondamentalmente non è una dinamica troppo tediosa, ma fa parte di quelle sfaccettature che in alcuni momenti potrebbero leggermente intaccare l'esperienza di gioco. Un po' come le ruote della fortuna, che spesso vi premiano con 1000 outfit inutili piuttosto che con una meravigliosa hypercar. Quest'ultimo punto vuole riferirsi a chiunque ambisca delle novità interattive stravolgenti. In fin dei conti, nonostante le nuove ambientazioni e alcune implementazioni molto interessanti, la formula proposta da Playground Games è praticamente la stessa. Per quanto ben consolidata, nonostante alcune sbavature che potrebbero essere affievolite, dovrete aspettarvi la stessa tipologia di sfide e di missioni legate alla campagna, seppur con vetture nuove e scenari mozzafiato. Ma vi parliamo più a fondo degli aspetti positivi nel video dei 3 motivi per acquistare Forza Horizon 5. Tra l'altro, per quanto questo gioco possa godere di un'ampia varietà di cose da fare, queste ultime potrebbero confondere maggiormente il giocatore.
Spesso infatti vengono sbloccate innumerevoli attività sparse per la mappa, al punto da non avere idea da dove iniziare. Chi è veterano sa già cosa fare e cosa aspettarsi, ma questo aspetto può ugualmente andare a intaccare l'esperienza di gioco. Si tratta comunque di minuzie specifiche per chi possa nutrire il dubbio su un eventuale acquisto. Parliamo pur sempre di un titolo disponibile a 69,99€. Comunque ripetiamolo, è anche disponibile gratuitamente su Game Pass, ma sareste disposti a iscrivervi al servizio o a spendere 70€ per un More of the Same? Questa è sicuramente un'osservazione che non vale per tutti, ma che ha il suo giusto peso prima di mettere le mani nel portafogli. Ad ogni modo, noi nutriamo un profondo e grande interesse per Forza Horizon 5 e non vediamo l'ora di potervene parlare nel dettaglio esponendovi il nostro parere in merito nella nostra recensione. Non è un gioco per tutti, ma può conquistare gli amanti del genere e non solo. Purtroppo anche questo video giunge al termine, noi vi ringraziamo per la visione, mettete un like se vi è piaciuto, commentate per farci sapere cosa ne pensate di Forza Horizon 5, condividete e soprattutto iscrivetevi con la campanella delle notifiche attiva. Vi ricordiamo di visionare anche l'altro video accoppiato a questo, ovvero quello dei 3 motivi per acquistare Forza Horizon 5. Un saluto e alla prossima!